Ma cari ragazzi, buongiorno e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Quest'oggi andiamo a provare un'altra novità, anzi altre due novità, e nello specifico vado a provare un altro set di Barrister and Men. Con base vegana, con base vegetale, questa novità che praticamente Will, il factotum di Barrister and Men, ha lanciato sul mercato. Vado a provare l'altra profumazione perché le versioni attualmente lanciate in commercio sono tre. Una è una scented, quindi senza profumazione, e due sono profumate. Una l'ho provata ieri, praticamente, Rome 2, stamattina è il turno di Pencil Pushers, eccolo qua, il Tempera Matite. Ed infatti, praticamente, questa creazione è nata dall'idea, o meglio, dai ricordi di Will, ai tempi della scuola. Lui ha frequentato praticamente le scuole elementari in un edificio che aveva queste pareti di legno di colore verde, e c'era praticamente questo odore di legno, di carta. Ma loro dovevano imparare, ovviamente, come tutti noi, a scrivere in corsivo, e quindi avevano le matite, utilizzavano le matite, e in classe avevano un tempera matite di quelli con la manovella, praticamente. Ed era lì continuamente a fare la punta per scrivere con un tratto il più chiaro e il più preciso possibile. E quindi c'era questo odore di legno dato dalle pareti della scuola, appunto in legno, c'era l'odore dei trucioli delle matite di cedro, e quindi questo odore ha accompagnato per l'infanzia Will, ma anche tutti i suoi coetanei. Poi praticamente questo è stato anche un omaggio al papà che ama il legno, e quindi questo è stato un ulteriore tributo al padre. Nella festa del papà che si è celebrata la settimana scorsa in America, e che ha fatto parte della vita di Will in quanto è stato presente nei primi anni seguendo la produzione dell'azienda, così come anche la mamma. E quindi ecco la storia di Pencil Pushers, ecco come nasce Pencil Pusher. Allora, Pencil Pusher effettivamente ad una prima snasata sa di legno e anche di carta vecchia, di fogli di carta, e poi effettivamente c'è questo odore di trucioli di matite che si sprigiona quando si temperano le matite. Quindi è interessante, ragazzi, ce lo andiamo a provare. Naturalmente ho preso anche il suo aftershave, eccolo qua, ragazzi, Pencil Pushers. E l'altra novità di oggi è nel pennello, perché vado a provare un altro ciuffo di Omo Brushes, eccolo qua, il ciuffo Tyrant T7, con questo manico in legno molto molto bello, il simbolo Boti. Ho scelto questa monetina con il simbolo, pardon, il simbolo Omo stilizzato, e ciuffo che si presenta molto denso, dovrebbe essere bello sostenuto con un bel backbone. E ieri ho provato l'M6, eccolo qua, questo è il ciuffo M6, questo è il ciuffo Tyrant T7, questo è un Manchurian, questo è il Tyrant. Apparentemente sembrano uguali, identici, in realtà sono differenti, e li andremo a provare appunto durante la sbarbata, anche perché c'era l'amico Danilo che mi aveva chiesto appunto le differenze, e quindi con la prova di oggi sarò in grado di dargli una risposta più completa.
L'azzurro che vado ad utilizzare è il Baionetta di The Goodfellas Smile, eccolo qua. Da notare, ragazzi, che è un rasoio in ottone questo. Io da quando l'ho comprato non l'ho mai lucidato, cioè l'ho tenuto un po' così con la patina che si è formata, a parte che è sempre stato satinato, non è mai stato lucido, però io l'ho conservato così con questa patina di ossido che va inevitabilmente a creare perché mi piace un po' l'effetto vintage, ma vedete che si è mantenuto tutto sommato molto bene, anche perché io lo lavo e lo asciugo alla fine di ogni lasatura. Però mi è stato consigliato di lucidarlo eventualmente con l'acido citrico. Non l'ho ancora fatto, sinceramente, ma mi riservo di farlo quando la patina diventerà più magari opacizzante o le macchie saranno tali da rendere magari esteticamente brutto il rasoio. Per il momento, a dire il vero, a me piace, non dispiace così, mi dà un po' quell'effetto di vintage, di vissuto che sinceramente non mi dispiace. Ho armato il rasoio con la katana giapponese, eccola qua, la lametta tatara. Come potete vedere, il rasoio è armato, lametta allineata, Baionetta by The Goodfellas Smile. Io penso di aver introdotto tutto e quindi possiamo a questo punto partire con la detersione del viso utilizzando il Daily Skin Cleanser di The Pun, detergente ai carboni attivi. Quindi ragazzi, a questo punto partiamo. Bene ragazzi, a questo punto possiamo sciacquare il viso. Molto bene ragazzi, quindi mentre procedo anche a riempire il lavabo con l'acqua calda, possiamo procedere a questo punto a applicare il panno caldo. Bene ragazzi, quindi panno caldo è andato, passiamo all'applicazione dell'olio per barba alle mandorle dolci con spremitura a freddo di Estrucco Smisi. Molto bene ragazzi, quindi a questo punto io direi che sono pronto per andare a montare il sapone, così vediamo insieme la fase del montaggio. Quindi a questo scopo vado a posizionare il cellulare a favore di inquadratura della scatola, così procediamo assieme. A tra poco ragazzi. Allora ragazzi, come potete ben vedere, il sapone è già nella scatola. Il pennello, durante questi preliminari della rasatura, l'ho tenuto in ammollo e adesso ne ho strizzato il ciuffo che quindi è umido. Possiamo quindi procedere al montaggio. Vado a recuperare i residui di sapone anche dalla vanga, eccoci qua, e quindi siamo pronti per procedere.
E ragazzi, io direi che ci siamo perché il pastone si è ben formato, è uniforme, ben amalgamato, lucido, privo di bollicine di aria, quindi possiamo procedere sicuramente ad insaponare il viso. Vado quindi a riposizionare il cellulare a favore di inquadratura frontale, così proseguiamo assieme. A tra poco. Molto bene ragazzi, possiamo quindi procedere insieme ad insaponare il viso con questa fantastica crema di sapore vegetale Basister and Men Pencil Pushers. Allora ragazzi, un montaggio favoloso, non posso che confermare quello che già avevo detto nel video di ieri con l'altro vegetale di Basister and Men. È una formula pazzesca ragazzi, molto cremosa, molto oleosa, che non fa rimpiangere per niente il sego. Mi azzardo a dire che è superiore, a mio avviso, a quelli nostrani. Ahimè, lo devo dire, perché è veramente molto, molto lubrificante, oleoso, ricco di oli e di burri. Guardate qua, ragazzi, eccezionale. Cioè, sembra un tarlo alato, veramente
Stupendo. La profumazione è molto delicata. Vedremo poi come esce fuori nell'aftershave. Per il momento qui la sento molto delicata, mentre il pennello ha un backbone maggiore rispetto al Manchurian M6. È ancora più sostenuto, quindi l'ideale per il massaggio in volto, anche perché le punte non pungono, scusate il gioco di parole, quindi i peli non pungono sul viso. Andiamo a questo punto a procedere con il passaggio in pelo, baionetta armato di lametta tatara, partiamo, via! Perfetto ragazzi, il passaggio in pelo è andato, possiamo procedere a sciacquare il viso. Perfetto ragazzi, a questo punto procediamo nuovamente con l'applicazione del panno caldo. Perfetto ragazzi, e dopo questo ulteriore e coccoloso panno caldo possiamo procedere nuovamente ad insaponare il viso. Ottimo ragazzi, stupendo montaggio. Possiamo a questo punto procedere con il passaggio obliquo o traverso, che dir si voglia.
Perfetto ragazzi, anche il passaggio obliquo è andato, possiamo procedere a sciacquare il viso. Bene ragazzi, a questo punto possiamo andare nuovamente di panno caldo. Ottimo ragazzi, semplicemente ottimo. Procediamo adesso nuovamente quindi ad insaponare il viso. Bene ragazzi, a questo punto, prima di procedere con il passaggio in contropelo, è venuto il momento di andare a recuperare la tavoletta freezer. Cos'è la tavoletta freezer? Una cosa molto semplice ragazzi, è una salvietta come questa di colore bianco che io ad inizio rasatura bagno per bene, prima di incominciare bagno per bene. Piego in quattro in questo modo, strizzo appena per la parte di acqua che gronda e poi inserisco nel freezer in posizione orizzontale. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la salvietta è diventata rigida come una tavoletta, ma io la prendo, la appoggio sul lavabo così mentre andrò di contropelo si ammorbidirà al punto giusto da poterla utilizzare come appunto panno freezer, panno freddo a chiusura della rasatura. A questo punto vi lascio per qualche secondo perché vado a recuperarla. A tra poco, ragazzi. Ed eccola, ragazzi, la mitica tavoletta freezer che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà mentre io vado di contropelo. Perfetto ragazzi, anche il contropelo è andato egregiamente, a questo punto valuto l'opportunità e necessità di qualche ritocco.
Perfetto ragazzi, io direi che va assolutamente bene così, quindi procedo con un'insaponata di cortesia. Molto bene ragazzi, mentre io mi godo questa insaponata di cortesia che non prevede ulteriori passaggi di pennello, ma è solo una passata per godere delle proprietà del sapone e di questo profumo, si sente anche la grafite ragazzi della matita, molto particolare. Comincio a sistemare un po' quel tutto e poi ci vediamo per proseguire con la skincare. A tra poco. Benissimo ragazzi, io ho anche sciacquato il viso e sono pronto quindi per l'applicazione della salvietta Freezer, eccola. Perfetto ragazzi, a questo punto possiamo procedere ad asciugare il viso tamponando. E quindi ragazzi, adesso andiamo con l'applicazione del talco finissimo di Club Men Pinot. Perfetto, quindi a questo punto ragazzi, mentre si assorbe il talco, finisco di sistemare e ci vediamo tra poco. Benissimo ragazzi, è venuto quindi il momento di applicare il balsamo L'Aftershave Liniment Unscented senza profumazione di The Clarisse Grooming. Molto bene ragazzi, quindi mentre si assorbe anche l'Aftershave Liniment, io finisco di sistemare un po' il tutto e ci vediamo poi per le battute finali. A tra poco. Perfetto ragazzi, a questo punto possiamo andare di Aftershave Splash Pencil Pushers di Ballister and Man. Andiamo a vedere questa profumazione.
Bene ragazzi, allora, sa di cedro, legno di cedro, la grafite è proprio quella della matita, avete presente, grigia, che si produce quando andiamo a temperare una matita, di ambra, molto molto particolare come profumazione. È un po' sottotono, nel senso che non è eccessivamente sparata, però si sente, è proprio l'odore della matita temperata. Con questa freschezza del cedro, poi c'è la grafite che dà quel tocco un po' amaro e poi c'è l'ambra che dà corposità a tutta la fragranza, molto molto interessante. Allora, il pennello, quindi questo è il Tyrant T7 che ho utilizzato, mentre quello che ho utilizzato ieri è un Manchurian M6. Allora, questo scusate, che ho utilizzato oggi, il Tyrant T7 è ancora più sostenuto, quindi sarebbe l'ideale per chi ama il massaggio, cioè no, il montaggio in viso, perché è bello sostenuto e ha un effetto graffiante, però non doloroso, cioè le punte non sono aguzze, non pungono, però si sente questo effetto graffio praticamente, piacevole, quasi di solletico, di scrub, ecco, di scrub, cosa che invece qui non si sente. Questo è più sostenuto, ok, rispetto a un normale tasso, però non ha l'effetto graffio. Quindi questo, il Tyrant T7, ha un backboard maggiore rispetto all'M6, Manchurian M6, ed è leggermente graffiante, ma non punge. Spero di aver chiarito la differenza. Detto questo, ragazzi, come procediamo? Prima colazione, poi applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa altamente idratante ma di facile assorbimento, e da seguire applicazione del fluido idratante sull'intero ovale del viso di saponificio Pakis. Poi vado al mare perché c'è il sole, quindi niente profumo. A questo punto non mi resta, ragazzi, che ringraziarvi per avermi seguito anche quest'oggi in questa mia sbarbata che si è conclusa egregiamente, come potete vedere. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e naturalmente un buon lavoro, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi, ciao.